Cari amici, il delicato tema che qualche giorno fa ho trattato riguardo i due testimoni e possibili ipotesi interpretative di queste due misteriose figure del libro dell'Apocalisse richiedono, a mio avviso, delle ulteriori chiarificazioni. E anzi, quella meditazione può fungere da stimolo per poter tornare, chiarire degli argomenti, dei temi che sono interessanti, direi anche importanti, perché poiché i nostri tempi sono tempi veramente particolari e dunque si sente l'eco di diverse profezie, c'è anche tanta confusione circa i tempi, i momenti e i modi del manifestarsi di Dio, dell'agire di Dio e del compiere i disegni della sua provvidenza. Quindi dobbiamo partire un attimo proprio dall'Apocalisse, dal libro dell'Apocalisse. Il senso di questo libro, il genere letterario che lo scrittore sacro utilizza, il linguaggio e lo stile di questo libro. Ecco, sono delle note importanti che si pongono a fondamento di qualsiasi discorso che poi dopo si voglia fare sulle profezie, perché tutte le profezie che abbiamo in questi ultimi secoli si agganciano, si ricollegano e nel libro dell'Apocalisse e nelle profezie bibliche hanno il loro senso, il loro significato, la loro origine in qualche modo. Nei due secoli precedenti e successivi a Gesù furono redatti diversi scritti, sia ebraici che cristiani, dal titolo Apocalisse. Apocalisse dal greco significa rivelazione, il cui contenuto e la cui forma corrispondevano a quello che oggi si chiama genere apocalittico. Questi libri apocalittici presentano fondamentalmente due tratti comuni: il tema degli ultimi tempi, gli ultimi tempi, quando trionferà il bene e il male sarà distrutto, quando ritornerà il Signore, gli ultimi tempi, e poi il ricorso ai simbolismi dal regno animale, dall'astrologia, dal mondo dei numeri, anche dai colori, per descrivere la storia passata e presente, proiettandoli nei tempi della fine. Si usano i simboli. Ecco una prima risposta a una domanda molto comune: ma perché l'Apocalisse è difficile? Perché usa i simboli? Perché usa i simboli? Perché non è un libro storico, nel senso che non usa un genere redazionale narrativo di tipo storico, come ad esempio i Vangeli. È storico nel senso che indica cose vere della storia, ma con un genere che non è storico, ma è apocalittico e dunque simbolico. Già diversi passi dei libri dell'Antico Testamento avevano un carattere fortemente apocalittico, come alcuni capitoli del libro di Isaia, alcuni versetti di quello di Zaccaria, soprattutto il libro di Daniele, che è il vero e proprio antesignano dei testi apocalittici. Però l'Apocalisse non è primariamente di genere apocalittico, nonostante accolga alcuni caratteri tipici di questo genere, come il tema degli ultimi tempi e il ricorso a simbolismi, l'opera di San Giovanni è vicina nei suoi lineamenti fondamentali più ai libri profetici che non agli apocalittici. Quindi è un libro profetico con alcuni caratteri dei libri apocalittici. Di cosa si parla? Nel libro dell'Apocalisse si parla della storia umana guidata da Cristo, celebrata nella Chiesa, che al momento presente soffre, come suo Signore, la persecuzione da parte delle forze del male, ma sarà alla fine trionfatrice. Quali sono le caratteristiche fondamentali dei generi profetici, al cui interno noi facciamo rientrare anche l'Apocalisse? La minaccia di castighi per gli empi e dure recriminazioni contro i cattivi, cosa che è presente nel libro dell'Apocalisse, stimolo alla santità e alla fedeltà all'alleanza stipulata da Cristo col suo sangue, altro tema molto forte in questo libro, la promessa della restaurazione futura, ma questa volta è quella definitiva della Gerusalemme celeste, e poi l'annuncio di eventi futuri. Diciamo, questi temi sono tutti presenti e sono tutte caratteristiche del genere profetico.
L'Apocalisse è dunque un libro profetico con tratti apocalittici. L'Apocalisse è impregnata di ottimismo e di fiducia nella potenza di Dio. Sembra un libro pessimista, sembra un libro di profezie e sciagure, ci sono anche quelle, ma in realtà è un libro fortemente intessuto con ottimismo e fiducia nell'onnipotenza di Dio. Come altri scritti apocalittici, è un libro di consolazione ed è uno dei motivi per cui San Giovanni, mosso dallo Spirito Santo, scrisse questo libro per recare consolazione ai cristiani perseguitati, ricordando loro il senso della storia alla luce della fede. Quindi l'Apocalisse ci insegna a leggere la storia alla luce della fede, a fare teologia della storia. E quindi questo alimento è un alimento sempre necessario, di cui l'uomo ha sempre bisogno, perché noi vogliamo capire il senso di quello che avviene qua giù alla luce di Dio. Poi, ritornando e completando il discorso sui simboli dell'Apocalisse, bisogna sottolineare con forza questo aspetto, cioè che questo libro fa uso di immagini simboliche, perché l'indole trascendente e soprannaturale del messaggio che veicola questo libro richiede un linguaggio analogico e non diretto, e l'uso di similitudini che per approssimazione suggeriscono e facilitano l'intuizione profonda. Molti si chiedono proprio perché dirci delle cose così importanti in un modo che non si capisce. Popolarmente si dice che l'Apocalisse non si capisce, è difficile. Perché in realtà San Giovanni, mosso, ispirato dallo Spirito Santo, sta parlando di tutta la storia umana, da quando lui scrive fino alla fine del mondo. Vi rendete conto che ci voleva un'enciclopedia e neppure sarebbe bastato per raccontare in modo analitico tutti gli avvenimenti che si sarebbero svolti? Non è questo il ruolo, non è questo il compito di San Giovanni e quindi del libro dell'Apocalisse, ma dare una sorta di luce dall'alto sull'intera storia umana. Ecco perché un tema così complesso richiedeva, era opportuno appunto che richiedesse l'utilizzo di un genere simile e quindi dei simboli. Certo che le immagini nell'Apocalisse, i simboli sono ricchissimi, sono a volte oggetti come il candelabro d'oro a sette bracci, il libro dai sette sigilli, gli olivi. Appunto, noi abbiamo parlato dei testimoni, abbiamo parlato dei due candelabri, dei due olivi. Anche determinate città diventano dei simboli, così avviene di frequente con Sion, Gerusalemme, Babilonia, diventano dei simboli di realtà spirituali, come del bene e del male. I numeri anche hanno valore simbolico, il 3 rinvia al soprannaturale, al divino, a Dio stesso, il 4 alle cose create, il 7 racchiude pienezza, così come il numero 12, mentre 6 racchiude imperfezione, dunque il simbolo del male, di Satana. Qualcosa di analogo accade con i colori. Il bianco simboleggia la vittoria e la purezza, il rosso la violenza, il nero la morte. Quindi chi si vuole accostare all'Apocalisse e capirla deve prima avere chiaro il senso dei simboli e deve trovarsi una buona spiegazione sui simboli del genere apocalittico e più in particolare dell'Apocalisse. Dunque, l'Apocalisse è una visione teologica, una grande, grandiosa visione teologica di tutta la storia, di cui si sottolinea l'aspetto trascendente, religioso. Non è una storia profana, ma è una storia letta con categorie religiose. Così, in questo libro, ci viene data una certa prospettiva degli avvenimenti del futuro, unitamente alla speranza del trionfo finale di Dio. Da una parte si presenta la lotta cosmica tra il bene e il male, ma dall'altro è certo il trionfo definitivo di Cristo. Quindi questa è l'interpretazione più corretta del libro dell'Apocalisse, così va interpretata in questo quadro, sotto questa luce. Adesso veniamo al punto che ci interessa. Noi abbiamo parlato dei due testimoni perché a me sembrava che in questo momento questa profezia positiva potesse fare da contrappeso a tante altre profezie negative che
preannunciano, e del resto lo stiamo vedendo, una certa rovina morale, spirituale, la grande apostasia, l'impostura religiosa, insomma, sono tutte cose profetizzate nei libri sacri, nell'Apocalisse, e sono cose non belle. E invece quella dei due testimoni, che pur contestualizzandolo a livello temporale dovrebbe essere più o meno nel nostro periodo, è una profezia positiva su cui va fermata la nostra attenzione. Ma attenzione, perché parlando di questa profezia, come in realtà di tutte le altre, noi dobbiamo capire un principio fondamentale di interpretazione, ovvero di ermeneutica biblica di questi libri profetici. È propria della letteratura apocalittica quella che si potrebbe chiamare legge dell'anticipazione. Che cos'è questa legge dell'anticipazione? La legge dell'anticipazione è non principalmente un artificio retorico o un elemento stilistico, ma è primariamente un elemento di interpretazione dei tempi e della modalità degli avveramenti delle profezie. È il sommario annuncio di un avvenimento, quindi si annuncia sommariamente qualcosa che verrà, però poi dopo si interrompe, ecco, si sospende, quindi la legge dell'anticipazione va insieme alla legge della sospensione, si parla di altre cose e poi dopo si ritorna sul tema anticipato per completarlo. Allora, diciamo, queste due leggi che si armonizzano nell'interpretazione del libro dell'Apocalisse danno quasi una dinamica circolare, a spirale più precisamente, a spirale perché un avvenimento lo si anticipa, poi dopo si parla di altre cose, si ritorna su di esso e poi dopo si progredisce e si arriva a un'altra anticipazione, poi ad altri elementi, diciamo, di qualche altro argomento, poi si ritorna su quella cosa anticipata, la si completa e poi si procede. In realtà questa legge dell'anticipazione è proprio una legge di interpretazione della storia umana alla luce della fede, alla luce di Dio. Forse qualcuno di voi sa che i greci avevano un'idea della storia, si dice, di tipo circolare, cioè parlavano e credevano nei cosiddetti corsi e ricorsi storici, di cui parlano anche filosofi storici cristiani, è una cosa giusta, però per loro questi corsi e ricorsi storici si chiudevano in un cerchio, quindi tutto ritorna in un certo modo, inizia, va avanti, ma poi si ritorna, quindi è una visione in realtà totalmente chiusa in se stessa, è una visione anche intramondana. Quindi questo concetto è sbagliato, come sarebbe sbagliato il concetto di una storia come un segmento dritto che procede, cioè un segmento con cose sempre nuove e che non hanno nessuna attinenza con quelle passate. La visione cristiana della storia, che è la visione vera e giusta, è a spirale, quindi né a cerchio né a segmento, ma a spirale, cioè c'è un continuo inanellamento, un continuo susseguirsi di cerchi, però quando il cerchio si chiude, non si chiude in se stesso, ma progredisce avanti. Progredisce e va avanti. E questo fino al momento finale della storia, all'escaton. La storia per il cristiano, e così è veramente, va verso il suo compimento, va verso il suo escaton, va verso la realizzazione finale, che pure è la fine della storia, quando Cristo giudice ritornerà. Però all'interno di questo movimento verso l'escaton ci sono i corsi e ricorsi storici, ci sono delle cosiddette anticipazioni che poi dopo ritornano in maniera più forte, più precisa, più violenta, fino al momento finale che vedrà, come dire, il compimento di queste anticipazioni. Questo concetto è fondamentale, cari fratelli e sorelle, per capire l'Apocalisse e per capire come delle cose che a noi apparrebbero strane, strane non solo. Infatti, quando Don Dolindo Ruotolo spiega il capitolo 11 dell'Apocalisse, lì si ferma per dare alcune nozioni proprio circa queste cose che stiamo spiegando e come ci possono essere due momenti diversi nella storia in cui però accadono cose simili, non uguali, ma simili. Vi leggo Don Dolindo cosa dice nel capitolo 11 dell'Apocalisse. L'angelo che si pose ritto sul mare e sulla terra,
e aveva in mano il libricino, disse a San Giovanni che nei giorni della voce del settimo angelo, quando comincerà a dar fiato la tromba, sarà compiuto il mistero di Dio, ossia il trionfo finale della Chiesa e il regno eterno del Signore in essa. In questo capitolo che meditiamo, l'undicesimo, al versetto quindicesimo, è detto che il settimo angelo diede fiato alla tromba e che al suo suono si alzarono grandi voci nel cielo che dicevano: il regno di questo mondo è diventato del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà per i secoli dei secoli. A queste voci seguirono le adorazioni e i ringraziamenti dei 24 vegliardi, perché il Signore aveva cominciato a regnare e perché era venuto il momento per i morti di essere giudicati e di sterminare coloro che corruppero la terra. Queste parole di applauso e ciò che disse l'angelo che posò sul mare e sulla terra farebbero supporre che appena suonata la settima tromba si fosse compiuto il mistero di Dio, dunque termine della storia, fine della storia. Invece, subito dopo, nei capitoli seguenti, si parla di sette portenti, sette prodigi. E poi dell'anticristo e delle sette coppe dell'ira del Signore, cioè degli ultimi grandi flagelli che colpiranno la terra prima del giudizio finale. È dunque chiarissimo che in questo capitolo undicesimo si parla di un primo trionfo della Chiesa su questa terra, nella quale il regno di questo mondo diventerà del Signor nostro e del suo Cristo, e che questo trionfo è figura del trionfo finale d'eterno. Come i due testimoni, eccoci qui, che ne sono strumento, sono figura di Enoch e di Elia, che saranno strumenti del secondo e finale trionfo. Questo mistero di due avvenimenti, dei quali l'uno è figura e annuncio dell'altro, potremmo dire con il linguaggio che ho usato prima, anticipazione, non è una confusione, come a prima vista potrebbe apparire, ma indica chiaramente due periodi della vita della Chiesa, uno che si chiude con un trionfo visibile sulla terra ed un altro che comincia da questo trionfo, culmina in una nuova corruzione delle genti e nell'anticristo, alla sua crisi nei nuovi tremendi castighi che colpiscono la terra e finisce con la risurrezione dei morti, il giudizio finale, il trionfo eterno di Gesù Cristo e della Chiesa e la gloria dei beati. Sono parole molto dense, spero che abbiate capito perché qui Don Dolindo spiega benissimo questo discorso dell'anticipazione. Molto preciso nello spiegare questo concetto è anche il dottor Guido Vignelli che in un suo libro che ho spesso citato sul regno di Maria spiega molto chiaramente che il regno di pace universale che si attende col trionfo del cuore immacolato, con ciò che lo precederà, sia in senso negativo il periodo di purificazione, che in senso positivo gli strumenti scelti dalla provvidenza per l'instaurazione di questo regno di pace nel mondo, sono una prefigurazione del tempo finale dell'anticristo. E spiega l'odierna crisi della Chiesa prefigura la finale apostasia generale. L'odierna persecuzione anticristiana prefigura quella che colpirà i fedeli degli ultimi tempi. I recenti precursori dell'anticristo lo prefigurano come possibilità futura. I castighi minacciati dalla Madonna Fatima prefigurano quelli che provocheranno la fine del mondo, le sette coppe, di cui si parla nell'Apocalisse. Ma proprio la somiglianza tra il nostro tempo e quello apocalittico finale ci conferma l'imminenza di un'epoca storica che vedrà un trionfo della Chiesa tale da prefigurare, sia pur debolmente, il finale definitivo trionfo della Gerusalemme celeste nella beata eternità di cui si parla nel libro dell'Apocalisse negli ultimi due capitoli. Allora, queste note che abbiamo letto sono molto chiarificatrici di questo discorso temporale delle profezie dell'Apocalisse. Questa legge dell'anticipazione si ripercorre nella storia in modo direi continuo. Ad esempio, Don Dolindo Ruotolo parla di una certa prefigurazione del regno, diciamo, che si vedrà,
con il trionfo del Cuore Immacolato. Don Dolindo non parlava di trionfo del Cuore Immacolato, ma di regno di Cristo trionfante, comunque la stessa cosa, sono modi di dire diversi, ma sono la stessa cosa. Lui vedeva in Costantino una prefigurazione a sua volta di questo momento, e anche Costantino fu preceduto dalla persecuzione, dall'apostasia, il paganesimo, ecco, tutte quelle cose lì. Quindi è una cosa che si continua a vedere nella storia. Se questo è vero anche per gli anticristi. Ecco perché è così difficile capire, ma quando verrà l'anticristo? No, ma già è venuto, già sono venuti, no, ma sta per venire. Perché in realtà ci sono continue prefigurazioni, continue anticipazioni, continui, potremmo dire, precursori dell'anticristo, ma poi ci sarà quello con la maiuscola, l'anticristo finale. Di tutte queste anticipazioni e questi tempi che anticipano quello finale, il nostro è quello più perfetto, è quello che sia per dinamiche storiche, sia per personaggi storici, si avvicina maggiormente al tempo finale, a cui si riferiscono in senso diretto proprio molte, la maggior parte delle profezie contenute nel libro dell'Apocalisse. Ritornando a Don Dolindo Ruotolo e concludendo così questa meditazione, Don Dolindo spiega che i due testimoni sono strumenti, come dissi anche nella precedente meditazione su due testimoni, del regno di pace universale che attendiamo e che sembra essere davvero non lontano da noi. Questi a loro volta sono anticipazione e prefigurazione di Enoch ed Elia. Qual è la caratteristica dei due testimoni e di tutte le prefigurazioni dei due testimoni che verranno alla fine del mondo, Enoch ed Elia? È quello di essere un capo religioso e un capo politico, quello di essere in ogni caso un rappresentante religioso e un rappresentante politico, perché Elia rappresentava il potere sacerdotale, come spiega Don Dolindo, Enoch era invece un capo di popolo, rappresentava il potere, potremmo dire, sociale, politico. Così sarà per tutti i testimoni che si avvicenderanno nel corso del tempo. Ma adesso ecco l'ultimo punto che voglio portare alla vostra attenzione, che è molto interessante. Come esistono tanti cerchi che poi compongono questa spirale, quindi tante anticipazioni, tante epoche anticipatrici di quella finale. E come ad esempio alcuni personaggi, come l'Anticristo, ha avuto numerosi precursori, anche se quello più perfetto pare sia quello che deve venire in quest'epoca, o che forse già c'è, non lo sappiamo. Così anche per questi strumenti della provvidenza. Ci sono stati, nella storia, più di una volta alcuni precursori dei testimoni, dei due testimoni. Ci sono state alcune anticipazioni di questi due testimoni, e sarebbe bello leggere la storia in quest'ottica e quindi andarli ad individuare, però la prefigurazione più perfetta è per i nostri tempi. Nulla vieta di pensare che ci possa essere una serie di preparazioni, perché nei messaggi profetici si parla di diversi precursori dell'Anticristo, quindi come ci sono diversi precursori dell'Anticristo, così ci possono essere diversi precursori dei due testimoni. In ogni caso, pare proprio che ci sia corrispondenza temporale tra i vari precursori dell'Anticristo e quelli dei due testimoni. Perché il Signore dà questi strumenti della sua provvidenza, li mette al mondo, li fa operare proprio nel momento in cui la situazione è difficile. Allora ecco che ritorniamo all'ipotesi, l'interpretazione che feci circa l'operato di Vigano e Trump. Potrebbero essere dei precursori, dei semplici precursori, e non i veri due testimoni che devono venire per preparare il regno di pace universale, il trionfo del Cuore Immacolato. Potrebbero essere dei precursori. Probabilmente è proprio così, perché si vede in ogni caso agente e operante in loro una forza, un'energia e anche delle capacità, delle qualità, e anche io direi una protezione di Dio particolari. Ritornando in questo modo su questo argomento, ho voluto chiarire quello che poteva sembrare ad alcuni un po' azzardato, ed è stata anche l'occasione per poter approfondire
delle cose importanti, delle profezie bibliche, del libro dell'Apocalisse, in questo quadro più largo, allora provate a leggere la mia ipotesi, che, ripeto, si tratta di un'ipotesi, nessuno la prenda male, ciascuno è libero di sentirsi d'accordo o meno, perché non ce l'ha nessuno e questa ipotesi potrebbe non essere corretta, ma è un tentativo di lettura del nostro momento storico, cercando appunto di agganciarci a quella linea teologica, a quell'interpretazione teologica della storia che abbiamo detto essere la caratteristica fondamentale del libro dell'Apocalisse. Ribadisco questo appello, preghiamo per i due testimoni, preghiamo per il loro avvento, preghiamo anche per i loro eventuali precursori, quelli che in qualche modo ne preparano l'opera, preghiamo per tutte le figure che si pongano come strumenti nelle mani di Dio per controbattere l'azione nemica e per preparare il trionfo del cuore immacolato. In questa luce tanti potrebbero fungere da figure positive in questo senso e questi tanti hanno sicuramente bisogno del supporto dei tantissimi, ovvero di tutti coloro che, generosi nella preghiera e nel sacrificio, pensano già alla loro opera, l'attendono, la bramano e la supportano con la loro attività spirituale, con la loro generosa offerta di preghiere e sacrifici. Che Dio voglia davvero esaudire tutte queste preghiere e realizzare presto i suoi piani di restaurazione universale della Chiesa e del mondo attraverso gli strumenti da Lui scelti. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.